Concepita come un'ostrica con un guscio duro esterno che racchiude elementi fluidi e morbidi all'interno, con una copertura temprata che costituisce uno scudo protettivo dall'intenso sole del Mediterraneo, la stazione marittima inaugurata alla presenza del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, e del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, è una struttura di circa 4.500 metri quadri che si sviluppa su tre livelli per una lunghezza dell'edificio di 97 metri ed un'altezza massima di 13,5. Già dal primo contatto i passeggeri sono sottilmente guidati dati per la lunghezza del terminale attraverso tre punti focali, la biglietteria, il ristorante e la sala d'attesa, i quali forniscono punti di orientamento naturali. La stazione si sviluppa su una superficie di 4.500 metri quadri distribuiti su due livelli divisi in tre blocchi connessi tra di loro, gli uffici amministrativi, il terminal per i traghetti e quello per le navi da crociera. Pochissimi materiali utilizzati, i due gusci dell'edificio sono entrambi in cemento armato faccia vista senza nessun rivestimento, ad eccezione fatta dell'estradosso della copertura che è rivestita con gres porcellanato. L'elemento più suggestivo è dato dalla copertura di un colore molto ricercato e particolare, ottenuto mischiando tre grigi e un blu scuro per accentuare i punti di dislivello. Il tetto di LED corona questo lavoro di Zaha Hadid, rimandando ad un cielo illuminato da infinite stelle. Volevo ricordare con lei un aneddoto, perché ho letto da qualche parte che il viadotto che abbiamo proprio di fronte a noi è stato in qualche modo anche fonte di ispirazione. Questo fatto mi ha stupito particolarmente, quindi le volevo chiedere di ricordarci questa cosa. Sì, so che insomma il viadotto che c'è qui a Salerno e che conduce al porto è molto criticato, però ricordo la prima volta che Zaha venne qua, prima dell'inizio del cantiere, subito dopo la vittoria del concorso, andando in giro per vedere le bellezze della città, Zaha notò questo viadotto che in effetti è molto presente e molto particolare, e fu l'unica, per la sorpresa di tutti quanti, a dire che era bellissimo. diciamo, si inserisce questa valutazione in una logica della ricerca della fluidità, di elementi che si possono inserire nel paesaggio anche se poi mostrano la loro forza e possenza. A proposito di paesaggio, oggi il Presidente della Regione ha paragonato la conchiglia ad un diamante inserito in questo contesto. Lei cosa pensa del fronte del mare, dell'attuale disegno? Del fronte del mare di Salerno, il Crescent, Piazza della Libertà e la stazione marittima che fanno tutto. Credo che la passeggiata del lungomare di Salerno sia una risorsa incredibile per la città. Insomma, io ho avuto modo di scoprire la qualità della vita che c'è a Salerno in questi anni in cui l'ho frequentata, e insomma è una grande possibilità. Siamo felicissimi di avere, diciamo, questa posizione che è un po' il termine di tutta questa passeggiata, che poi ha vari punti di sosta come la futura piazza della Libertà. E devo dire, la stazione marittima gode di una posizione fantastica perché è il termine di questa passeggiata bellissima, ma anche è visibile da moltissimi punti della città, che essendo così scoscesa, insomma, può essere osservata da molti punti di vista. Questo è entrato ovviamente nel processo di progettazione, è stato uno degli elementi, e quindi non solo, insomma, ovviamente i prospetti dell'edificio, ma anche la copertura è diventato un elemento che doveva comunicare la presenza della stazione. A proposito della copertura, l'ex sindaco, l'attuale presidente, ha ricordato l'aneddoto, sì, delle mattonelle in ceramica. Voi non avete mai avuto un ripensamento sul suo suggerimento? Lui oggi è contento? No, devo dire, noi facciamo delle scelte che forse appunto sono un po' impopolari, ma che tendono a mantenere la purezza e l'integrità dell'architettura. Volevamo che la stazione si inserisse più nel mare, nel territorio circostante, ma nell'ambiente naturale, quindi il mare, piuttosto che avere un impatto visivo con dei colori troppo forti. Quindi abbiamo scelto queste gradazioni di grigio e questo blu molto scuro che riteniamo sia molto coerente con tutto l'intervento.